Faccia a tutti ragazzi, che calabo, bentornati nuovo video di League of Legends. Se siete gli uccellini che cantano, sono Diamond 1, 35 punti con il main ragazzi. E questa è una The Challenger It's Time. Sono con Gragas Jungle un'altra volta per prenderci l'aria in città del game dell'altra volta. Hai visto? Che game del cazzo, guarda. Che game del cazzo. Però ce l'ho vista lungo sul Baron, avete visto? L'ho vista lungo sul Baron, se fossi rifatto quel Baron avremmo perso ora. Non dico che ho giocato bene, non sto dicendo questo, sto dicendo però. Ho giocato molto male, però ho fatto quella piccola cosina che magari ci ha aiutato a far tiltare Xin Zhao, ecco. Adesso ragazzi hanno una comp semplicemente da poco loro. E poi con Lulu, quindi boh, sinceramente non lo so. Comunque vi devo dire una cosa. Ragazzi, seguitemi sulla pagina Facebook che trovate sotto nei commenti e su Twitch TV, perché in questo periodo credo che stiamo abbastanza tanto, tipo da lunedì al venerdì la sera verso dalle 8 fino a mezzanotte. Mi hanno fatto una nuova overlay, me l'ha fatta Orion, è bellissima. Seguitemi soprattutto sulla pagina Facebook perché è proprio lì che dico magari sto andando in live, ragazzi, a quel link, così non vi perdete nessuna live, ok? Adesso andiamo a giocare, siamo con Gragas un'altra volta. Il nostro team è decisamente migliore rispetto a loro. Cioè loro non hanno una frontline, l'unica loro frontline è la ulti di Lulu, ma che possiamo negare abbastanza facilmente con la mia E o con la mia ulti, che li zono, quindi pretty easy. Invade. Iniziamo di E. Ok, li possiamo levare, ho capito che cosa vuoi che deviamo. Va benissimo, verrò a levare. Senti i pappagalli. Allora, l'importante è che TF mi dice quando vuole andare a bot. In modo tale che ci vado anch'io. La fai una Q, grazie bro. Dai. Hanno un'unità lì giungla, quindi potrebbe invadermi. Quindi visto che ho paura che mi potrebbe invadere. C'è una bella ward qua. Lol, era scomparso tipo il blu. Ho portato lei ragazzi perché volevamo invadere, ma comunque anche Diesi può iniziare con Gragas tranquillamente. Molto forte, da un CC ai minion che non ci attaccano tipo per. Ai mostri della giungla non ci attaccano tipo per un secondo, mi pare. E comunque gli riduce il cooldown di 3 secondi se la hitta. Quindi è abbastanza buona. Andiamo direttamente ai Wrights, che con lei e Q dovremmo clearare abbastanza veloce. E poi andiamo a fare il rosso. Potrei gankare anche mid, però il cleanse Varus, quindi non so se potrebbe essere una buona idea. Non attacca a questo, non attacca a questo e non attacca a questo. Ok, andiamo a fare il rosso e lo smiteremo il rosso. Prima voglio guardare qua perché io no, ho paura che mi vada da lì. Lo smite verso la fine, faccio la combo Q e W, lo smite poi. Te lo voglio tutta la vita insieme, no? Andiamo mid, tanto bot. Unità di bot, arrivo.
Corre troppo. Cazzo è morto quello morso solo. Corre troppo, Jin. Preferito killa Jin invece che killa Nidalee. Forse era meglio killa Nidalee, avrei dato un double buff a Kalista. Sarebbe stato meglio killa Nidalee, avrei dato un double buff a Kalista. Però non è che è andata male. Ok. Mid sta morto non la doveva fare secondo me. Però beh, TF. Cioè, nel senso, no one cares se muore TF uno verso su, tanto alla fine ha contro Varus, quindi non è che è tipo uno come Zed che potrebbe mettere pressure. Cioè, non è uno come Zed che potrebbe continuare a killare TF a rotta di collo. Cioè, Varus, si dodge la Q, è fatto. Andiamo a fare il Gromp così lo smaltiamo e facciamo prima i Wolf. Non so, ma prima devo recallare. Have to be after. Mi faccio lo smite blu, credo. E non lo smite rosso. Lo smite rosso contro Nidalee sarebbe tipo un suicidio. Faccio lo smite rosso o lo smite blu. Cioè lo smite verde, diciamo, contro Nidalee sarebbe un suicidio. Adesso come adesso. Quindi io mi faccio lo smite rosso o lo smite blu. Lo smite blu sarebbe buono contro Jhin. Lo smite rosso sarebbe buono contro nessuno di loro perché nessuno è tank praticamente. Quindi sì. Back and bot. Lei c'ha lo smite rosso però sì, infatti. Immaginavo. Noi ci facciamo lo smite blu però. Qua, qua. Pink e una pozione. Non ho preso le scarpe perché tanto la movement speed me la dà questo item qua. Quindi. Bene, è così. Lei invece si è fatta l'amplificazione. Ah, non c'era neanche le scarpe lei. Lei c'ha una kill giusto se l'è presa su Alistar. Sì, diamo un botto, va. Ho clearato la topside adesso, quindi bot tra poco mi spawnano i Grox. Però bro, io da là non te posso con Kayu, no? Ma non li posso gankare. Sto perdendo tempo. Però mi sa tra poco faccio il 6, sapete? E c'è il mio blu, up tra poco. C'ho il 6, cazzo. Nice, guys. Bella azione. Merda, non è morta. Holy shit, that's not good. La ulti. LOL, sta prendendo per culo TF. not good. Devo andare a clear topside. Allora. Clear topside and come bot again. Allora, clear topside e ritorno bot ancora. Però vedete, cioè Nidalee stavo per farmare, Nidalee ha più fan di me. Cioè ho tutte le participation, però. Vieni, no. Ma lo cleariamo il blu. Top è inutile quello ganko, tanto Lulu, Ryze, cioè. In teoria Ryze non ci dovrebbe mai morire contro Lulu.
Infatti non ci morirà mai Lazio contro lui, sono sicuro. Gli deve cancare da lì. E se gli cancare da lì può essere che Lazio se... No, Killassero no, perché c'ha blu comunque. Ha flashato Gin. Andando bot prendiamo una marea di free farm, però mi serve rosso. Se mano si dà del rosso so cazzi mio. I prize piccoli li voglio lasciare TF in modo tale che si farma quei piccoli gold che gli servono in più. Varus ha preso blu. Può essere che ne lì ma si dà del rosso, sapete? Mi da bot. Posso farne anche a meno di smetarlo. Eccolo là in Italia adesso. Andiamo a bot anche noi. Abbiamo perso 3 mid e questo non è buono. Ali, run mid with me. Run you can. Grab to take Varus. Dobbiamo prendere Varus e la torre mid. Quindi mi serve Gali di stare a Romy con me. Guarda dove l'hanno levato, braccio. Holy shit. Ma tutto questo è nato perché ha fatto con la morte 1 verso 1. 100% grandi successi, non mi tocca. Minchia, ci sei ritornato dentro, bro. Pensavo che i Reds venisse di TP, sapete? Per questo dobbiamo ingaggiare su Nami. Più motore top. Abbiamo bisogno di torri. Assolutamente. Ok, abbiamo preso un po' di danno alle torri. Abbiamo levato 2000 HP, buoni. Nida sta qua, Nida lì sta al 9. Nida mid. Nice. Credo ci sia Nidalee bot, tra poco c'è il blu. Ah, abbiamo preso il drago, adesso ci serve la torre bot che probabilmente potremmo prendere quando vogliamo. Vado a coverare Kalista. Mettendomi qua quello che farò è coprire il Kalista, vedete? Non c'è
il blow up. Ho sbagliato timing. Però bene, secondo me succede qualcosa a botte. Quindi ho fatto bene a venire. Ah, sta qua. Siamo tre bot, vuol dire che qua non c'è nessuno a coverà. Ah, li go top. Sennò questi prendono anche a T2 prendono. Nice. Se Ryze si è preso blu va benissimo, buonissimo, perfetto. Loro sono presi da 2 top e abbiamo preso da 3 bot. Probabilmente prenderemo anche la seconda, un po' di HP della seconda. Il rosso lo smiterò perché voglio la vita. Voglio la figa, beh, la vita, la bla bla. No, non è vero, non lo smiterò. Sono ovviamente full HP. Ok, andiamo. Non so se farmi il Loghat. Credo di sì, mi farò il Loghat. No, però guarda che team ci hanno. Mi farò il Deadman's Flat. Sì, Deadman's Flat. Per andare più veloce, per avere un po' di vita, per avere un po' di armor. E si va a dominare. Coming. E tra poco dovrò cambiare anche Trinket. Rotti a bici. Rotti a bici. T2 e Drake. No, no, c'è Jin, c'è Jin, c'è Jin, c'è Jin. Andiamo direttamente al Drake. Unlucky. Yeah, I know. Ok, buono. Non ho il flash, però tra poco c'è il Baron. La pink mia dove sta? Sta ancora qui al blu. Ok, per adesso la lasciamo ancora qua. Al prossimo recall ne compro un'altra. Adesso andiamo per le sweetness. Grande cazzo. Ok, JK. The fail. Ryze è enorme. Ok. Dobbiamo prendere la T2 vita. Però Sigia non possiamo sigillare perché c'hanno Varus e Jin. Dobbiamo tipo cautarli. Yeah, tutto tutto. Holy shit, ma raga, vi giuro che è arrivato black screen. Vi giuro su Dio che mi ha fatto il black screen. Ve lo giuro su Dio. Top, c'è una merda di farm, bro. No, non possiamo fare niente, vai top. Rivaldo, non possiamo rimanere qua. V2B. We can't dive them.
but we can pressure them with the drakes, you know, so they are fucked. Se continuiamo a giocare così, facciamo una pressure con i drake assurda. Wait, 25 gira, aspetta, 25 gold. Se continuiamo così facciamo una pressure assurda di Drake. Perché questo? Perché avendo due Drake e tra 3 minuti ne spawna un terzo, vuol dire che appena arriveremo tipo a 27 minuti e siamo ancora in questa situazione, prenderemo il quarto. Quindi o lo riusciranno per farci, per contestare il quarto o per fare qualcosa al quinto, o dici magari se vanno a rush al Baron, ma così se scoprono lo stesso andiamo tutti al Baron, capito? Ce l'abbiamo noi sotto controllo sta partita. Basta non trovare, non farsi cautare, diciamo. Abbiamo anche un team comp migliore se ci andiamo deep in realtà. Lulu con la bissa l'ha sbagliato completamente. C'è l'oro blu, uncoming. Ok, va bene così, non volevo rischiare, facciamo lì qualcuno. Adesso ci facciamo il locket. Non so se lo vuole TF. Kali Red. Ma da volendo ci potremmo lasciare anche il bar, comunque ci penso. Tocca lista. Ma c'è una pinca qua dentro. C'è Giorgio, adesso non lo vado a fa. No, ok, niente pinca. Cali, duo Nashor. Hanno ragione a non rischiare. Nash is warded. La cosa più importante che si poteva fare qua è flancare, infatti l'abbiamo fatto. Abbiamo flancato Varus, adesso dobbiamo l'inhibitor. Era la soluzione più intelligente che si potesse fare. Uno morto, flanchi per killare Varus. Un altro morto, cazzo. Nice. Drago, 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 drago. Ok, buono. Ok, la possiamo prima, sa. Bello, bella azione. Giocato molto bene sta partita. Mi sono piaciuto.
GG, bel game. Giocato veramente bene. Mi è piaciuto tantissimo questo game. Fucking God. Più 19 punti. Dai, Diamond 1, 54 punti. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like. Se vi va a commentare, se vi va a condividere. Anfaccio a tutti, ragazzi, dal vostro top laner preferito. Bella, ragazzi.